nel cuore di Roma, quartiere Testaccio, per presentare Formaggi al Centro. E siamo in compagnia di Andrea Righini, direttore del consorzio del Pecorino Toscano DOP. Allora, intanto Righini, di che cosa parliamo quando parliamo di Formaggi al Centro? Spieghiamolo ai nostri videoascoltatori. Sì, buongiorno. Il Formaggi al Centro, dice la parola, mette a centro i formaggi dell'attenzione, ma i formaggi li porta anche in centro, nel centro di Roma, che è il centro d'Italia e quindi al centro dell'attenzione dell'Italia nelle nostre intenzioni. Si tratta di tre prodotti in particolare: del pecorino toscano, del pecorino romano, della mozzarella di bufala campana. Questi tre prodotti DOP, tutte e tre, vengono messi in risalto come, non solo come ingredienti, diciamo, di un pasto, come riempitivi, come prodotti che se avanza qualcosa si mangiano, ma come prodotti che vengono messi al centro della cucina, quindi in particolare dalla cucina di strada alla cucina tradizionale alla cucina innovativa. Sono 30 locali al centro di Roma che interpretano a loro modo questi tre prodotti, a volte da soli, a volte in abbinamento, per esaltarli nei piatti che comunemente vengono presentati in questi ristoranti. Abbiamo detto tre prodotti di assoluta eccellenza, uno lei lo rappresenta appieno perché è il direttore del consorzio del Pecorino Toscano DOP. Gli altri due quali sono? Ma entriamo un pochino più nel dettaglio, le caratteristiche di tutti e tre. Dunque, gli altri due, come ho accennato prima, sono la mozzarella di bufala campana, che come tutti conoscono è un prodotto che è ottenuto al latte di bufala, che è DOP, quindi ha un disciplinare particolare che ne prevede la zona di origine, la metodologia produttiva, prodotto a pasta filata, che è diciamo nel suo settore, quindi nel settore delle mozzarelle, il settore dei prodotti a pasta filata, è il prodotto principe, quello più importante, e sia per eccellenza sia per qualità del prodotto finito. Un altro prodotto è il pecorino romano, che nella tradizione ovviamente della cucina romana nasce, cresce e si sposa quotidianamente con un'infinità di piatti, che ha in comune con il pecorino toscano l'origine del latte e il latte di pecora, con due metodologie produttive completamente diverse, quindi due tradizioni casearie, una romana e una toscana, che si confrontano, si mettono tranquillamente diciamo insieme nei confronti del palato delle persone, che hanno ovviamente gusti, sapori diversi, caratteristiche diverse, da esaltarsi in maniera diversa nei diversi piatti. Come buoni vicini, non solo di tavola, ma anche come spazio geografico. Parliamo invece di un altro spazio, quello temporale. Voi avete questa iniziativa sino al 7 giugno, è il periodo estivo. Come lo avete scelto? Perché normalmente nella tradizione, forse anche errata di alcuni, il formaggio si lega di più ad un clima diverso che non quello estivo. Quindi come mai questa scelta? C'entra forse qualcosa l'Expo? C'entra anche l'Expo ovviamente. In contemporanea con Expo abbiamo voluto offrire in una delle città che ovviamente sarà meta di chi va a visitare l'Expo, quindi venire in Italia dall'altra parte dell'oceano e visitare l'Expo e non venire a Roma sarebbe un controsenso, ovviamente molti faranno questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo voluto offrire appunto in questa città la possibilità di mettere in evidenza i nostri prodotti in questi 30 ristoranti, ma c'entra anche la stagione, perché ovviamente i primi caldi, diciamo, di fine maggio e dei primi di giugno sono quelli che invitano un attimino a uscire, quindi nell'uscire, nell'andare a mangiare fuori, sia per un pasto veloce sia per un pasto più elaborato, abbiamo pensato che fosse il momento più adatto per mettere in risalto i nostri prodotti, sperando che poi rimangano tutto il resto dell'anno, ovviamente, che non sia un fatto a spot promozionale, ma che entrino in certe, diciamo, tipologie di consumo tutto l'anno. Esatto, un diciamo consumo consapevole, no? Quello che noi spesso cerchiamo di trasmettere ai nostri videoascoltatori, anche perché è luogo comune pensare il formaggio come un fine pasto, quindi come un corollario, invece voi lo avete realmente messo al centro. Quindi possiamo chiudere dicendo che l'auspicio è proprio quello di promuovere un consumo consapevole dei formaggi?
Sì, noi da sempre, lo diciamo tutti noi consorzi di tutela dei prodotti DOP, e in particolare nel settore formaggi, che ci piacerebbe che il consumatore sapesse cosa mangia sempre, quindi che ne conoscesse l'origine della materia prima e il metodo di trasformazione, ma anche le caratteristiche del prodotto. Siamo sempre stati molto aperti in questo, dai nostri siti internet alle etichette dei prodotti vengono esaltate tutte queste caratteristiche. Ci viene incontro anche la nuova etichetta nutrizionale che sarà obbligatoria da fine anno, che dirà al consumatore esattamente quali sono le caratteristiche peculiari di quel prodotto. E questo credo gioverà molto a favore dei prodotti tradizionali, a scapito di magari di qualche prodotto forse buonissimo nel suo genere, ma che proprio tanto di naturale non ha. A noi piace ricordare che questi formaggi DOP sono prodotti oggi come 100 o 1000 anni fa, sono cambiate ovviamente le condizioni igienico-sanitarie, in meglio sicuramente, ma la metodologia produttiva è rimasta intatta, che parte da una materia prima normale, nel senso non elaborata, non modificata, non addizionata, come il latte, che nel nostro caso appunto è latte di pecora, ma può essere latte di bufala, in altri formaggi o altri tipi di latte, che viene semplicemente trasformato, come si faceva, ripeto, nel nostro caso più di 2000 anni fa, ma anche in formaggi con meno storia, se vogliamo, c'è comunque una tradizione casearia che è legata al rispetto della qualità della materia prima e della trasformazione. E anche quindi trasparenza nel rispetto dei consumatori. Esatto. Grazie.